è una specie di caccia al tesoro dove i ragazzi devono orientarsi, scegliere la direzione, la strategia, e quindi è una sorta di scelta della vita per la vita, perché i nostri ragazzi devono essere educati all'orientamento, alle loro scelte, consapevoli ed autonomi. Una mattinata di festa con oltre 150 giovani e giovanissimi impegnati nella sfida a colpi di orientamento. A Camucia, il secondo campionato provinciale di orienteering. Il campionato è stato organizzato dal Comune di Cortona insieme al Provveditorato agli Studi, insieme alla società sportiva Stella Polare, che è l'unica società di orienteering che abbiamo creato direttamente dalla scuola. Abbiamo riempito di gioia, di rumori, di giovani la piazza e tutta Camucia. E con l'aiuto anche del comune di Cortona siamo riusciti a ritornare tutti sani e salvi, perché l'orienteering ogni tanto ne perdiamo qualcuno. E le scuole sono 4 scuole superiori, quindi il Signorelli di Cortona, Castiglion Fiorentino e 2 scuole di Arezzo, precisamente il classico e lo scientifico, e poi i 2 istituti comprensivi, Cortona 1 e Cortona 2. Per tutti i partecipanti una mappa senza i nomi delle strade, con una sorta di caccia al tesoro per effettuare un percorso in cui la differenza la fanno la capacità di orientarsi senza GPS e l'utilizzo di tecnologie. Diciamo che questo è un po' il preludio, l'antipasto di quello anche che ci sarà il prossimo anno. E ci sarà la finale di Coppa Italia, la sprint, proprio a Cortona, e sarà aperto ovviamente anche ai ragazzi, alle scuole. E praticamente diciamo ci saranno anche tutte le categorie e ci saranno anche atleti di altissimo livello, si parla di centinaia di atleti. La manifestazione questa è stata veramente bellissima, ci ha assistito un tempo bellissimo, i ragazzi sono usciti veramente molto divertiti.